Oggi sono passati 10 giorni, 10 video, mi sembra incredibile. Andiamo ragazzi. Cosa ho imparato? Cosa ho scoperto? Che è successo? Diciamo che mi sembrava un'impresa, non dico impossibile, ma molto ardua. Ero molto 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 scettico. Da un lato è facilissimo dire ok, vabbè, oh, belli, ciao, io oggi ho altro da fare, sono le 9 di sera, ma che faccio, mi metto a montare il video. E invece insistere, fare, non mollare, ricavare del tempo. Devo dirti, cioè io la sento proprio come un'esperienza terapeutica. Addestra la tua determinazione a fare, come quando vuoi fare uno sport un po' impegnativo. Quindi questa determinazione viene allenata, sollecitata ancor più. E la determinazione, Casio, è la benzina per far girare il mondo, per far cambiare le cose. Oggi per esempio il tempo non è il massimo, però questa è l'occasione ideale proprio per addestrare la determinazione. Che ci importa del tempo, andiamo lì e facciamo. Good morning, Seb! Coming? Picking up things in the car. What are your video? I am going to use your beautiful terrace to shoot some clips. Non è un granché dal punto di vista del background, però oggi il tempo è quello che è. Ci abbiamo quello che ci abbiamo. Beh, guarda, devo dirti, è stata veramente un'esperienza intensa, intensissima. Ti vengono mille dubbi, mille paure, ma alla gente che gli importerà di questo, ma non è interessante, il video è venuto male, non mi piace l'inquadratura, le luci non sono ok. Uno potrebbe all'infinito stare lì a provare, a riprovare, a non essere mai soddisfatto. Quindi la determinazione di decidere devo fare qualcosa che funziona e devo essere in grado anche di accettare quello che viene fuori, quello che sono io, quello che dico, anche se non è perfetto, perché per imparare, per riuscire ad andare un po' più in là di dove sono adesso, devo per forza sbattere il naso, devo per forza fare dei video che sono delle cagate, ma solo in questo modo posso imparare e capire qual è la strada ideale. Ma l'altra cosa che ho scoperto è che la tecnologia gioca un aspetto secondario. Smartphone, telecamerina, DSLR, point and shoot camera, sono tutte talmente buone le apparecchiature che vendono oggi, che non è così decisivo che tipo di telecamera hai, che tipo di obiettivo usi, eccetera. Sì, d'accordo, è bello avere l'effetto sfocato, è bello sentire il microfono bene senza che ci sia il vento che rompe le scatole, però ciò che conta è quello che hai da raccontare, quello che hai da dire. Infatti, dovessi dirti qual è la cosa più difficile in assoluto, secondo me è quella di trovare, cosa che io non riesco a fare ogni volta, una storia adatta da raccontare, se non appunto vivendo la tua storia, cioè uscendo di casa, accendendo la telecamera, dicendo adesso faccio questo, quest'altro, e quindi già quella è una storia, non è che per forza io devo raccontare una storia che ho vissuto. La storia può anche essere il tuo raccontare in diretta quello che stai facendo. Le cose che tu magari pensi siano delle totali cacate, le persone vanno in escandescenze, proprio, oh, che meraviglia! Le cose che tu pensi che siano fichissime, se le caga nessuno. Devo dire, le paure sono quelle riguardanti il percorso, perché come un esploratore tu vai a fare un nuovo percorso di avventure, dici, oddio, ho preso un percorso che mi porta chissà dove, dove vado a finire? Magari non finisce da nessuna parte, magari vai in un posto orribile, non lo sai. Quindi la paura è questa dello sconosciuto, dell'incognito, di quello che non so. Non so se questo che sto facendo è un qualcosa che mi porterà da qualche parte oppure no. Quindi, paura più grande,
Dove si va? È utile quello che sto facendo? Fa la differenza? Ok, vediamo le apparecchiature. Che cosa sto usando? Due macchine per riprendere. Una super comoda piccolissima, che è questa qui, una Canon G7X MK2. La uso in combinazione con questo piccolo paletto selfie, che mi aiuta ovviamente a portarla con me e a fare le riprese che vedi in alcuni dei video. Eccolo qui, questo è il paletto, è estendibile, va anche parecchio se vuoi, e quindi la uso così, come vedi qua. Per quanto riguarda invece l'altro apparecchio che uso per fare i video, è questo qui. È una Canon M3. Il microfono è un Rode, il più economico di tutti, con la protezione antivento e un braccetto, perché altrimenti si darebbe fastidio con lo schermino reclinabile. Che c'ha di buono questa camera? Ah, che ha la presa microfonica, puoi montare qualsiasi lente vuoi della serie Canon, c'è un adattatore che ho acquistato. Che dirti? Questi sono gli apparecchi che uso: braccetto, lente, Canon M3, Canon G7X MK2. Ecco, questo è quello che ho scoperto nei primi 10 giorni facendo video un giorno dopo l'altro. Non so se ti può essere utile, ma mi auguro di sì.